Bentrovati, fuori classe! Questo è l'ultimo nostro video, ma non preoccupatevi. Potete trovare tutto sul nostro canale YouTube e sul nostro sito. Se volete, potete seguire le nostre pagine Facebook e Instagram. Cercate Milano Fuori Classe. A proposito di social network, in questo periodo abbiamo assistito ad un fenomeno che non ha precedenti. L'emergenza sanitaria, infatti, ha limitato la nostra libertà di movimento. Tutti noi, però, abbiamo bisogno di mantenere le relazioni con amici, parenti, compagni di classe. Quindi, gli incontri che prima avvenivano a scuola, nei parchi o nelle piazze, sono diventati virtuali. La tecnologia ha consentito la connessione di tante persone nello stesso momento, ma per la prima volta questo enorme flusso di dati ha quasi rischiato di far bloccare internet. Il MIX, che sta per Milan Internet Exchange, l'ente che gestisce il luogo in cui le reti degli operatori si incontrano, con sede a Milano, ha comunicato a inizio marzo di aver superato 1 terabyte al secondo di traffico internet, cioè 1000 gigabyte al secondo. Per intenderci, facendo il paragone con un'altra unità di misura, è come se mettessimo sullo stesso punto 1000 chili ogni secondo, cioè una tonnellata. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat e tanti altri sono stati i nostri mezzi di comunicazione privilegiati in questi 2 mesi e lo sono tuttora. Ma scommetto che tanti di voi non sanno che i milanesi del passato avevano inventato un sistema di comunicazione all'avanguardia. Tutto aveva luogo in Piazza Mercanti, una delle poche piazze risparmiate dalla furia di un condottiero che ormai conosciamo bene, Federico Barbarossa. Piazza Mercanti era il cuore della Milano medievale. Il suo nome originale però era Broletto, che deriva da Brolo, ovvero il luogo all'aperto dove si esercitava la giustizia. Qui vi era il Palazzo del Comune e tutti gli edifici pubblici, compreso il Tribunale. La piazza, come oggi, risale all'anno 1228 e fu voluta dal podestà Oldrado da Tresseno. A quel tempo Milano, come già sapete, era un libero comune. Il Broletto era quindi il cuore della città-stato. Il palazzo più importante era sicuramente il Palazzo della Ragione. Al primo piano c'era una grande sala, detta Salone dei Giudici, dove si riunivano in assemblea i rappresentanti del comune e dove si svolgevano i processi. Al piano terra c'era il loggiato, sede del mercato cittadino. Ed è proprio questo loggiato che consentiva l'innovativo sistema di comunicazione. Questo era un luogo importante in cui commercianti e cittadini si riunivano per discutere di affari. Ma come fare per mettersi tutti d'accordo sui prezzi? I mercanti avevano escogitato un sistema di telefono senza fili per potersi accordare senza farsi sentire dai passanti. Sulle colonne vi sono infatti dei buchi e grazie alla particolare conformazione delle sue arcate, la loggia consente di sentire distintamente il sussurro di una persona che sta dal lato opposto. La genialità nasce dall'esigenza di dover comunicare in segretezza, sfruttando questo sistema acustico insolito. Oggi il Palazzo della Ragione è in ristrutturazione ed anche la loggia non è accessibile. Ci auguriamo che torni presto ad essere visitabile. Così voi stessi potrete provare a scambiarvi segreti sotto il loggiato. Lasciamo i sussurri ai mercanti e torniamo ai nostri tempi e ad internet. Questa quarantena ci ha insegnato qualcosa, ovvero che le cose più preziose che abbiamo sono gli affetti intorno a noi e la bellezza del mondo in cui viviamo. E anche Milano è cambiata. L'esempio lampante ce lo offre la natura, con un rigoglio di fiori e profumi che fa bene al nostro cuore e ai nostri pensieri. Cerchiamo di avere sempre più cura della nostra città, impegnandoci come veri fuoriclasse, perché solo così si può cambiare il futuro. Ci auguriamo di vedervi presto e un abbraccio, fuoriclasse!